Ciao nonna, allora tu sei nata durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Raccontami un po' appunto la storia dei tuoi genitori, tuo papà, tua mamma. Io sono nata 3 mesi dopo, esattamente nel dicembre del 1942, che mio papà era stato richiamato per prestare il servizio militare in guerra, lasciando mia mamma con 2 figlie di 9 e 7 anni ed una terza in arrivo. Lui aveva già svolto il servizio militare obbligatorio come lanciafiamme e quindi lo aggregarono al 50° battaglione chimico e lo mandarono a Rodi. Qui vi restò sino alla fine della guerra in un campo di internati. Per circa un anno, a guerra inoltrata, nessuno aveva più sue notizie di lui e lo stesso naturalmente accadeva per lui. Ma nonna, siccome la nonna Lina non aveva più notizia appunto del nonno Antonio, com'è che ha fatto a poi riaverle, a rientrare in contatto con lui? A Soggio trascorreva le vacanze una contessa di Roma, la contessa Salazar, la quale si è interessata tramite la segreteria di Stato di Sua Santità. E come da lettera che mia mamma ha sempre conservato, nel settembre del 1945 furono informati che sino al mese di agosto del 1945 stava bene e inviava affettuosi saluti ai propri cari, fornendo anche l'indirizzo. Queste poche righe le conservo ora io. Ha corso il rischio di essere fucilato con altri e anche di questo conservo, anche se in cattivo stato, una lettera di un suo maggiore. Mia mamma si è dovuta fare in quattro per mandare avanti la famiglia, pur avendo già una piccola attività in proprio, un negozio, e ricevendo dallo Stato un piccolo sussidio quindicinale. Tu inoltre mi hai anche detto che aiutava appunto una famiglia di sfollati che dovevano scappare dalla guerra. Sì, perché lei almeno per qualche mese, quando sono nata io e qualche mese subito dopo, necessariamente non poteva stare in negozio e per fortuna, siccome il nostro era un piccolo paese e sono arrivati diversi sfollati dalle grandi città, da Milano e da Torino, c'era una famiglia di torinesi che era venuta ad abitare proprio lì vicino a noi e quella signora si è prestata ad aiutare la nonna in quel periodo lì. E per lei è stata molto utile perché diversamente se chiudeva il negozio le mancava le risorse per vivere e doveva pensare a Sì. vivere lei e provvedere anche per noi tre. Nonostante tu eri molto piccola quando appunto è iniziata la guerra, hai comunque dei ricordi, tipo appunto di parlarne. Alla fine della guerra, nel mio piccolo paese, e precisamente il 24 marzo del 45, c'è stato un eccidio che viene commemorato tutti gli anni e ricordato con un cippo. Mentre passava una colonna di tedeschi, un partigiano che si trovava su una piccola altura sparò uccidendo un soldato. Come tutte risposte, i tedeschi si recarono a Baveno, dove in un albergo trasformato in prigione erano detenuti soldati italiani e ne prelevavano 10. Uno di loro, 10 dei nostri, e caricati su un camion li portarono sul luogo della sparatoria e barbaramente li trucidarono. Tre dei soldati uccisi erano fratelli. Ma i morti furono 11 perché transitando da Belgirate videro un giovane che spaventato cercava un riparo e lo uccisero. Questo evento mi è rimasto sempre impresso, nonostante fossi piccola, perché mi trovavo con le mie sorelle in un piccolo orto di mio papà e al passaggio della colonna tedesca, impazzita e che sparava in aria, ci siamo riparate tra le gabbie dei conigli. E tu hai sentito No, comunque, io non hai sentito gli quello spari? eravamo su là, abbiamo sentito che siamo scappati. Quel particolare lì me lo ricordo, ero piccola ma me lo ricordo. Perché noi il nonno, sai, dove aveva l'orto che hai fatto in tempo a vedere? Eravamo su, eravamo io, l'Enrica e la Lauretta, un'altra
un pochettino, un anno o due più dell'Enrica, già grandina, una certa Franca che abitava lì a Solcio, e improvvisamente ho sentito questo rumore di camion e questi spari sulla strada che passa proprio lì davanti, E siccome loro erano più sgamate, anche perché la nonna le diceva fate attenzione a questo, fate attenzione a quest'altro e tutto, Siete come riparate? sentito il rumore, come sentito gli spari, andiamo a nasconderci, c'erano le gabbie lì dei conigli e qualcosa, tutte accovacciate giù. Allora, tua nonna prima mi dicevi che il bisnonno Antonio è stato in un campo di internati a Rodi, ma come trascorreva le sue giornate? Che poi il nonno doveva anche essere fucilato. Sì, li facevano lavorare, li facevano lavorare, facevano fare canali di irrigazione che poi le potevano servire a loro, vedi, era un vivaio, in un vivaio come se dopo facessero delle piantagioni di qualcosa e approfittavano dei militari che erano lì per farle fare quei lavori. Tu, nonna, hai avuto comunque anche occasione di conoscere la senatrice a vita Liliana Segre prima che lei diventasse senatrice e prima ancora che lei appunto raccontasse al mondo la sua storia. Ti ricordi quando l'hai incontrata per la prima volta? La prima volta che l'abbiamo vista noi era nella metà degli anni 80, sarà stato 85-86, e perché lei l'ho conosciuta perché era una nostra Perché te cliente e il nonno del avevate un negozio, negozio. sì, e lei frequentava il nostro negozio e poi quando noi facevamo gastronomia, acquistava volentieri i piatti fatti da noi. E veniva lì perché a Solcio, perché ha una casa a metà collina tra Solcio e fine Fine settimana settimana e le dove vacanze. trascorre. Però in quel periodo ancora non parlava del suo passato in televisione, come poi ha deciso di fare. Ma un giorno, mentre si trovava in negozio, aveva la manica del golf alzata, contrariamente al solito, perché l'avevamo sempre vista con le Ce maniche l'aveva sempre lunghe. nascosta. E lì abbiamo visto quel terribile marchio 75190 impresso sul braccio. Non abbiamo mai affrontato l'argomento con lei né della prigionia né niente, anche se parlava molto volentieri. E abbiamo conosciuto bene anche suo marito e due dei suoi tre figli. L'ultima volta che l'ho vista era da poco diventata senatrice a vita e mi sono complimentata con lei e la cosa le ha fatto molto, ma molto Sì, piacere. certo. Sì.